Benvenuti, siamo all'interno di Fortezza d'Abasso a Firenze per Pittimmagine Uomo 105, la kermesse dedicata alla moda maschile. Class TV Moda è presente qui per raccontare con tutta una serie di dirette tutto quello che accade durante la manifestazione. E allora questa mattina c'è stata la cerimonia di inaugurazione al cospetto del ministro Urso, guardate. Il menswear supera 11 miliardi e l'export è positivo. È questo lo scenario che fa da sfondo, nonostante il contesto, alla cerimonia inaugurale della 105esima edizione di Pittimmagine Uomo a Firenze. 832 circa le aziende espositrici, di cui il 46% dall'estero. A fare gli onori di casa alla cerimonia inaugurale all'Unicredit Theater in Fortezza d'Abasso, Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pittimmagine, e Antonio De Matteis, presidente di Pittimmagine e numero uno di Keaton. Dalle proiezioni fatte dagli istituti specializzati nelle analisi si aspetta un primo semestre ancora complesso, e un secondo semestre, se non ci saranno nella geopolitica delle sorprese, sicuramente di ripresa. L'adesione a questo Pitti di molte aziende italiane, internazionali, e anche la gran presenza che sappiamo avremo di mercato internazionale, dà un segno positivo rispetto alle aspettative. Rinnovata la partnership di Unicredit con Pittimmagine fino al 2025, che continua a tenere alti i riflettori sullo sviluppo del territorio e la filiera d'eccellenza del Made in Italy, puntellata di tantissime microattività e competenze che non possono essere disperse, e quindi sulla loro trasmissione alle giovani generazioni. Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere un settore che vale all in 103 miliardi di fatturato. Abbiamo cercato per il prossimo triennio di porre l'accento e l'attenzione sul tema della formazione, perché la sostenibilità va di pari passo con la formazione dei giovani. Quindi lanceremo a breve l'Academy, attraverso la quale erogheremo dei seminari a giovani studenti delle più grandi scuole di design, tutte le scuole di design italiano, ad esempio Polimoda di Firenze o la Marangoni di Milano. Erogheremo dei seminari che avranno come focus proprio la sostenibilità, per poi passare in un momento successivo agli ITS, quindi passeremo dal design all'attività produttiva, sempre con il focus della sostenibilità. Ospite d'onore il ministro Urso delle imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come in generale il 2022 e il 2023 siano stati anni molto buoni per la moda italiana, che ha saputo riaffermare la sua leadership globale con un governo attivo con misure ed azioni di sostegno all'export italiano. Abbiamo appena varato il disegno di legge quadro sul Made in Italy, un disegno di legge tanto atteso da chi ha creduto da sempre nell'eccellenza del Made in Italy. E in quel disegno di legge sono le risorse, c'è il fondo sovrano per il Made in Italy, che parte con una dotazione iniziale di 1 miliardo, ci sono le competenze, c'è il liceo del Made in Italy e le fondazioni imprese e competenze, che coordinerà tutto quello che lodevolmente fanno pubblico e privato anche nelle aziende, c'è la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale attraverso anche e non soltanto gli agenti sotto copertura per individuare le grandi centrali della contraffazione globale e poi identificare il prodotto attraverso la tracciabilità. E vi sono misure specifiche per alcuni settori, per la moda e per l'abbigliamento, e per esempio per le fibre naturali che saranno finanziate, per l'arredo, per la nautica italiana. Ecco, la legge quadro sul Made in Italy l'abbiamo fatta ed è segna il rilancio produttivo sulla base dell'eccellenza di questo paese. Nella splendida
splendida cornice della Villa Medicea del Poggio Imperiale a Firenze, che si è tenuta la consueta cena di gala che dà il via alla settimana della moda fiorentina, organizzata dal Centro di Firenze per la Moda Italiana con oltre 200 invitati tra istituzioni, aziende, stampa e addette ai lavori dall'Italia e dal mondo. Un momento di incontro, networking e riflessione prima di entrare nel vivo della 105esima edizione di PT Immagine Uomo. Tante le aspettative a partire dalla padrona di casa. Questa è una serata per noi di grande importanza, lo è perché dall'avvio a questa 105esima edizione di PT Uomo, lo è perché è un'occasione per incontrarci con le istituzioni locali e nazionali, con tutti gli stakeholder, i buyer, la stampa, tutte le persone che durante tutto l'anno lavorano con PT e ne fanno la forza, ne fanno il grande valore aggiunto, quindi è una giornata di festa. Sicuramente è un periodo molto delicato, c'è un clima di incertezza, come sappiamo ci sono stati anche eventi che hanno fortemente messo a dura prova la nostra industria, le nostre manifatture, le nostre botteghe artigiane, però è anche bello rilevare che c'è come sempre una straordinaria forza di reazione, che respireremo domani in fiera, che c'è dentro lo spirito di tutti gli imprenditori che trovano questa nuova occasione per in qualche misura ripartire per l'ennesima volta, come due volte l'anno si fa. Fondamentale in questo periodo di incertezze è l'internazionalizzazione delle aziende. Oggi più che mai è importante perché abbiamo un mondo che si sta, diciamo, frammentando in blocchi, in zolle, e quindi è meno fluido di quello che, diciamo, di cui ci sarebbe bisogno ovviamente. La moda ha bisogno di non avere frontiere, di non avere confini. Oggi purtroppo viviamo una situazione di micro-macro conflitti un po' sparsi in giro, e quindi avere una, diciamo, intelligente azione di internazionalizzazione che sappia anche bypassare questi vincoli e questi ostacoli è molto molto importante, molto più importante di prima. Diciamo che mentre prima si poteva anche da casa, no, riuscire a connettersi con il mondo, oggi in virtù di questa situazione di tensione è molto più complicato. Quindi bisogna trovare, diciamo, ritrovare anche la nostra capacità di aggirare gli ostacoli. Oggi sicuramente i mercati importati rimangono sempre un po' gli stessi. Ci sono delle performance altalenanti, no? Stati Uniti sicuramente insieme alla Cina ora sono in un momento non ottimale, però rimangono comunque sempre un mercato molto importante, così come l'Europa non è in una fase, diciamo, di grande brillantezza, però rimane comunque un mercato imprescindibile. In Asia anche lì c'è una situazione a macchia di leopardo, perché ci sono alcuni mercati come la Corea del Sud molto dinamici, altri un po' meno come il Giappone, che però sono sempre imprescindibili. Quindi anche per questo, diciamo, il portafoglio export tipico dell'azienda oggi è più complicato e deve essere anche più diversificato per ridurre anche i rischi. Io credo che con la nuova aggregazione dei BRICS avremo dei newcomers interessanti in arrivo, penso all'Arabia Saudita, penso all'Iran quando si aprirà, diciamo, anche quel paese, quindi io voglio vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, no? Queste nuove aggregazioni potrebbero rivelarsi delle sorprese molto interessanti, ci stiamo già preparando anche per andare e quindi vediamo un po'. Ecco. E durante le nostre dirette di questa prima giornata abbiamo incontrato istituzioni e imprenditori che ci hanno raccontato l'andamento del settore. Ascoltate. Credo che PT sia sempre stata una fiera che guarda al futuro, quindi si rivolge ai giovani, si rivolge ai nuovi stilisti, si rivolge alle vecchie aziende, quindi è sicuramente molto trasversale. Credo che dobbiamo continuare su questa strada. Credo che sia un'occasione unica per le piccole e medie aziende di farsi conoscere da decine e decine di migliaia di buyer, e quindi credo che sia sempre e rimarrà sempre un punto di grandissimo riferimento. Da imprenditore, secondo lei, quali sono le sfide più urgenti, insomma, che un'azienda deve affrontare? Ma le sfide sono sempre le stesse. Credo che tutti quanti noi abbiamo il dovere di innovare, di rimodernare le nostre aziende senza mai fermarci, senza mai accontentarci dei risultati che abbiamo ottenuti, quindi
lo stesso vale per il Pitti, quindi il Pitti è un'azienda a tutti gli effetti, ha tante manifestazioni all'interno del Pitti Immagine, quindi ogni manifestazione deve essere seguita con idee innovative. Il 2023 credo che è stato un po' abbastanza chiaro a molti, è stato un anno a due facce, un primo momento, diciamo il primo semestre dell'anno molto positivo con un incremento a doppia cifra del giro d'affari, un secondo semestre dell'anno che si è ripreso solo verso la fine proprio dell'anno, dicembre è stato un mese meno negativo rispetto a settembre-ottobre, ma il percorso del secondo semestre è stato difficile. La conclusione è un sistema che ha fatto 65 miliardi di fatturato, 3% in più rispetto all'anno scorso. Questo per quanto riguarda il fatturato, e rispetto al 2019 pre-pandemia siamo al 15-16% in più. Certo che il fatturato è un indicatore importante dello stato del sistema, nelle aziende però, soprattutto in quelle di produzione, a contare non è solo il fatturato ma anche il volume dei prodotti, dove c'è un incremento di prezzo medio particolarmente alto, può esserci un calo invece del volume di prodotto e questo all'interno delle strutture industriali può venire a creare qualche preoccupazione, qualche problema, qualche livello di insaturazione degli impianti, cosa che è successo nel secondo semestre dell'anno e che purtroppo si annuncia anche all'inizio, al debutto del 2024. Due anni molto difficili, molto importanti, dove sia la pandemia che anche le crisi belliche i conflitti bellici hanno penalizzato particolarmente i nostri mercati. Nonostante questo, un plauso ai nostri imprenditori e ai nostri prodotti a Made in Italy, rispetto al 2019 siamo circa un 30% sopra, poco meno del 30% sopra, quindi un numero importante che ha tenuto molto nel 2022 rispetto al 2021, un più 20%, nel 2023 fino a novembre siamo 7 punti percentuali sopra all'anno precedente, però da novembre in poi è andata un po' in crisi non tanto la parte italiana produttiva ma soprattutto il sistema distributivo, e quindi nel mondo adesso stiamo vedendo un calo importante, per questo che anche con PT Immagine, con l'autorità di più grande riferimento diciamo mondiale fieristico, stiamo cercando di trovare delle soluzioni, quindi ICE sta identificando dei nuovi mercati, delle nuove nicchie, di nuovo in collaborazione con l'ente fieristico e con il sistema Moda Italiano, in modo tale da cercare di compensare. Sono naturalmente semi che si devono buttare e aspettare che germoglino. È il tema del tempo. Tempo che poi non è più un tempo oggettivo, lineare, unico, ma è un tempo molto frammentato, che accelera, decelera, va avanti, poi torna indietro, e quindi rappresenta anche tutta una serie di possibilità di stili diversi. E poi effettivamente il tempo per Pitti è, insomma, Pitti potrebbe essere un po' il meridiano di Greenwich, quindi come dire uno speciale fuso orario per il quale tutto il Pitti People, quindi dai compratori agli espositori ai designer, si danno appuntamento a Firenze. E ovviamente il fuso orario costituisce un po' anche l'internazionalità, perché di fusi orari ne abbiamo tantissimi all'interno della manifestazione, perché sono oltre 830 i marchi, sfioriamo il 50% per quanto riguarda l'internazionalità. Devo dire con presenze quest'anno è anche molto, siamo orgogliosi perché ci sono presenze italiane belle, importanti, anche nuove, e quindi chiaramente siamo fierissimi, ma nello stesso tempo poi una bellissima presenza di marchi internazionali, e noi su questo ci lavoriamo molto, perché insomma la squadra Pitti si dà il gran da fare da questo punto di vista. Stavamo facendo una riflessione quando preparavamo i prodotti per il Pitti e dicevamo sì, è da 4 anni che collaboriamo con Esercito, con questo marchio che abbiamo in licenza e per il quale noi siamo veramente molto orgogliosi.
Però in realtà noi collaboriamo con Esercito da molti, molti più anni, perché già quando i miei genitori lavoravano in azienda, producevano i bauli in alluminio qui in Italia per i militari che andavano in missione, e quindi per noi questo è un ritornare a casa. Quindi non sono questi 4 anni di licenza che ci hanno spinto a lavorare, ma molti più anni. E quest'anno, proprio per questo motivo, oltre ai prodotti di zaini, tempo libero, business, che sono quelli che ci hanno permesso di conoscere meglio il target e di capire a chi rivolgerci con il marchio Esercito, abbiamo presentato anche proprio questi famosi bauli. Siamo ritornati un po' alle origini. E valigia in alluminio con i dettagli in pelle. La cosa interessante è che la distribuzione di questi prodotti, che uno pensa Esercito, Italia, in realtà sì, Italia è lo zoccolo duro, però piacciono tantissimi ai Far East, quindi piacciono al Giappone, piacciono alla Corea del Sud, ci sono tanti agenti, potenziali distributori interessati a iniziare questa nuova collaborazione. Quando tu ti metti nei panni del tuo consumatore, il brand viene percepito come un unicum, no? Per cui non più solo come un canale di vendita o come un experience, ma come un qualcosa di unitario. Per cui anche la presenza digitale deve rappresentare il brand a 360 gradi. Infatti diciamo che uno dei pilastri, delle attenzioni su cui veramente Diegesi si impegna, anche l'aspetto estetico, per cui creare un'esperienza per il proprio cliente che possa comunicare quelle che sono le chiavi del brand, quelle che sono i pillar del brand, proprio per trasferirgli tutto quello che è non solo il prodotto, ma anche tutto quello che è legato alla sostenibilità o a tematiche legate a, non so, la comunicazione o alle campagne, alle collezioni. Sai, nel mondo della moda sono tutti temi molto importanti e che chiaramente devono essere anche raccontati online. Il velluto in particolar modo è un tessuto che va sempre di moda, ma in realtà non va mai di moda. E quando pensiamo al velluto, specialmente al velluto liscio, ci manda una visione di un mondo un po' barocco, no? Quando parliamo invece del velluto a coste, ci immaginiamo subito un mondo più sportivo, legato alla caccia, alla pesca. E a me a Corina ci è piaciuta proprio l'idea di trasportare questo antico tessuto, perché è un tessuto antichissimo, che esplode poi in Italia, in Sicilia, a Firenze in particolar modo e a Venezia, portarlo in una generazione nuova. Cioè, se noi oggi prendiamo un ragazzo di 20 anni e gli chiediamo cos'è il velluto, lui non lo sa. Almeno che non sia un fricchettone che frequenta, diciamo, gli ambienti vintage, perché lì può. E quindi ecco l'idea di incominciare a prendere l'ingrediente velluto e incominciare a trasformarlo. Quindi a farci delle lavorazioni sopra, a livello sia tecnologico che artigianale, a sperimentare anche cose nuove. L'anno scorso ci eravamo visti e avevamo detto che avremmo voluto raggiungere non il billion di Cucinelli, ma il milione, e ci siamo arrivati. Quindi abbiamo fatto un incremento di oltre il 50% del fatturato, da 700.000 siamo passati oltre il milione, e quindi siamo molto felici e ci siamo presentati molto carichi, mantenendo quella che è l'identità del nostro brand, che è un'identità di sostenibilità e di una calza e di un capo che sempre di più deve essere un quite luxury, ma nel senso di un prodotto che ha il piacere di indossare, perché i nostri consumatori ci riconoscono questo, riconoscono un'identità per cui sono felici di comprare il nostro prodotto.
Attualmente i più interessanti sono sicuramente il mercato statunitense e il mercato giapponese. Sono i due che in questo momento possiamo definirli trainanti, ecco, per quanto riguarda le voci nel nostro fatturato. Il mercato italiano è un mercato che sta lentamente prendendo piede, anche se alle volte quasi paradossalmente il Made in Italy è più apprezzato all'estero che all'interno del mercato nazionale, come si dice, nessun profeta è santo in patria, questo vale anche eventualmente in Italia. Mi piacerebbe personalmente, da quando ho iniziato questo lavoro, avevo sempre visto il mercato sudamericano, un mercato che mi interessa, ma non abbiamo mai avuto possibilità di intraprendere relazioni commerciali. Poi mi piacerebbe molto la UK, il mercato britannico, sì, e lo scandinavo. Questi sono dei mercati nei quali mi piacerebbe un domani poter entrare, poter iniziare ad avere delle relazioni commerciali. Il mercato è decisamente cambiato, poi il nostro mondo è sempre in continua evoluzione. Il consumatore finale è sicuramente più attento, è più evoluto, è sempre pronto, è sempre interessato, ecco, a cercare prodotti di qualità e di ricerca, e soprattutto nel trovare, ecco, l'esperienza finale è positiva, anche un po', ecco, emozionante all'interno di ognuno dei nostri punti vendita, da nord a sud. E oggi è stato consegnato l'Extra Elegance Award, il premio di classe editori giunto alla sua seconda edizione, e il premio è stato consegnato a Brunello Cucinelli, che ha appena concluso un anno davvero speciale. Io credo che per la moda sia stato in generale un bell'anno, molto migliore di quello che ognuno di noi aveva budgettato a dicembre del 22. Quindi le cose sono andate bene, ma penso anche che sarà un bell'anno a venire, è un anno di grande riequilibrio. E la vera problema è che abbiamo paura, ai nostri figli mettiamo paura, ai nostri nipoti mettiamo paura, devi stare attento, oddio che succederà, ma che deve succedere? Ditemi voi che deve succedere. Mi è morto lo zio Checchino, il mio, l'anno scorso, che ogni volta che mi vedeva diceva: come andremo a finire, Brunello, che ti devo dire, tu le vedi tutte buone, chissà, ma boh. Dai, allora ci abbiamo un'Italia, disoccupazione 7,5%, che se le 500.000 persone decidessero di andare a lavorare, e non vanno giustamente perché le condizioni sono quello che sono, noi avremmo una disoccupazione al 4-4,5%. Quindi vuol dire che siamo una manifattura di grande qualità mondiale. Siamo lo 0,7% della popolazione e siamo la settima potenza al mondo. Perché dobbiamo avere tutta sta paura? Brunello, questo è stato un anno straordinario per lei, per la sua azienda, un anno di successi, ha detto anche, insomma, di premi vinti. Allora, noi di anche 70 anni che non sono anche 70 anni, infatti a settembre pochi, con una grande festa, un grande traguardo. Quindi noi vorremmo contribuire a questo anno di grandi successi consegnandole il premio di classe editori Extra Elegance Award Extra 2024. Complimenti, grazie. Grazie ragazzi. Grazie mille. Vabbè. Grazie per il premio. Però se posso dirvi una raccomandazione, ma sorridete un po' la vita che vi pigliasse nacci, tutta sta tristezza, sta paura del mondo. Il mondo intero ci guarda con un certo fascino. Ma voi pensate che non ci guardano, no? E poi, a me è sempre affascinata l'espressione di 2000 anni fa di Augusto, imperatore, quando dice le tre basi nel suo diritto. Sì, una persona per bene, non creare danni a nessuno e ad ognuno il suo. E termina qui il nostro appuntamento con la prima giornata di Pitti Immagine Uomo 105. Naturalmente ci rivediamo domani per una nuova diretta, sempre qui da Fortezza d'Abasso a Firenze, alle 16 su Class TV Moda, su Class CNBC e in diretta streaming su classtvmoda.it, milanofinanza.it e sulla pagina LinkedIn di MF Fashion. Grazie per averci seguito e a domani.